Ciao a tutte ragazze e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere come realizzare questa nail art. È davvero semplicissima da realizzare, è una nail art ovviamente per la primavera. Ho utilizzato dei colori molto molto delicati, ma è comunque una bellissima nail Seguite il art. tutorial per capire passo passo come realizzarla. Come primo passaggio, stendere su pollice, indice e mignolo uno smalto nude. Io sto utilizzando questo di L'Oreal della linea Colori ad olio, che è del numero 116 Café de Nuit. Stendere invece su medio e anulare uno smalto bianco. Prendiamo poi uno smalto corallo, questo è della linea 60 secondi Super Shine ed è il numero 415 in Style Coral. Ci occorre poi uno smalto rosa davvero molto molto chiaro, questo è di Laila Ceramic Effect numero 47. Infine ci occorre una spugnettina, io sto utilizzando una comunissima spugnettina da make-up. Dopo che lo smalto bianco si sarà perfettamente asciugato, vado a stendere prima lo smalto corallo e poi lo smalto rosa chiaro. Subito dopo vado a tamponare sull'unghia in modo appunto che il colore che ho messo sulla spugnettina aderisca perfettamente. Ripeto nuovamente lo stesso procedimento e lo faccio per tutte le volte necessarie affinché appunto il colore aderisca perfettamente Con sull'unghia. un pennello e un po' di solvente vado a rimuovere l'eccesso di smalto che è andato a depositarsi sulla mia pelle. Prendo poi uno smalto bianco e un dotter e vado a realizzare dei fiorellini sulla parte destra, visto che comunque sull'anulare ho realizzato dei fiori sulla parte sinistra, appunto questa volta andrò a realizzarli sulla parte destra. Fatti tutti quelli da una parte, vado a realizzarne uno piccolino nella parte vuota. Prendo negli spazietti vuoti vado a fare dei piccoli puntini, giusto per riempire un Poi, con uno pochettino. smalto fucsia e sempre con il dotter, Vado a realizzare il centro di ogni fiorellino. Come ultimo passaggio vado a stendere il top coat, questo è di Essence del gel nail polish. Bene ragazzi, il mio tutorial finisce qui, spero tanto che questa nail art vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione!